Eu não meço nenhum título porque não. É, ora sì, è su Facebook anche, live. È Sì, su sì. Facebook. Ma non si vede? Adesso non si vede. No. Adesso sì, io vedo da qua. Ma provo non c'è uscì, ma io non lo vedo. Io vedo un attimo solo. Ora sì, ora sì. Ok, Ok. Laila, va bene, ci sei. Ok. È perché c'è un po' di tempo, una cosa. Ma faccio vedere. Allora, oggi dobbiamo parlare, continuare capitolo 10, l'occupazione e missione degli spiriti. Ma come nel capitolo 10 ci sta anche che spiega come loro fanno, e Andrea Luiz, attraverso il libro I Messaggeri, che sarebbe il nostro Lar 2, no? Fa riferimento a questo. Così ho preparato un PowerPoint. Ho preparato. Ciao Edoardo. Ciao bello, che bello, sei pure tu. Bellissimo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E così farò questo PowerPoint. Voglio che qualcuno lo legga dopo che ho condiviso la tela, perché io sto leggendo e poi il mio italiano non è tanto buono. Vuoi leggere, Simona? Ok. Allora, condividerò la tela. Condividi schermo. Non so là. Condividi. Mi dite se si ferma o qualche cosa, che mi fate un'indicazione che. Ok, si vede. Si vede? Ma devo ecco qua. Allora, oggi, dando continuità al libro degli spiriti, come ho parlato, nella realtà, nel libro I Messaggeri, che sarebbe la continuazione di Nosso Lar, sarebbe un Nosso Lar 2, no? Andrea Luiz spiega come lavorano loro, che cosa fanno loro. Perciò, in realtà, quando loro spiegano, è come se è dando l'esempio di questo che sta nel libro degli spiriti, ok? Então, invece di leggere oggi il libro degli spiriti, vi faccio vedere oggi questo PowerPoint. Per prepararvi che quando leggeremo quelle domande, sapremo già di cosa si tratta. Allora, chi ci sta seguendo, il nosso lar è famosissimo, è diventato famosissimo, tanto per l'attesa che abbiamo aspettato che questo film fosse passato doppiato in italiano, e adesso c'è a disponibilità attraverso Amazon Prime, no? E così noi tutti quanto possono vedere, chi non l'ha visto, chi l'ha visto, veda un'altra volta perché è molto bello, ne vale la pena. Ok? Allora, Simona, pronto? Sì, ci sono. Ok. Riesci a leggere o c'è qualcosa davanti? No, no, ci vedo. Ok, vai. Allora, I Messaggeri. Questo libro descrive alcune esperienze dei messaggeri spirituali. Poiché i paesaggi, le descrizioni, le azioni e gli eventi che descrive sembrano proprio fisici, indubbiamente alcuni lettori concluderanno, in accordo ai vecchi concetti filosofici, che sia tutto un prodotto della mente umana. Bisogna realizzare, tuttavia, che il cervello è l'organo del ragionamento e che gli uomini disincarnati non entrano di colpo nei reami angelici solo per il fatto di essersi disincarnati. Al contrario, essi rimangono di fronte alla propria coscienza, lottando per illuminare le proprie menti e,
in una sfera di vibrazione diversa, si preparano a continuare il loro viaggio verso la perfezione. Nessuno può sfuggire alle leggi dell'evoluzione. Qua, questo è Emmanuel, perché tutti i libri di Chico Xavier hanno la presentazione e la introduzione di Emmanuel. E Emmanuel è molto, molto severo e ci dice le cose come stanno. Então, qua è interessante dire: nessuno entra di colpo nei reami angelici só per il fatto che è morto, come abbiamo sempre detto, nessuno diventa buon'anima. Solo perché è morto. Ci vuole un percorso, un cammino. Aspetta che. Ok? No, evoluzione. Ok. Vai. Allora, se uno scimpanzé raggiungesse lo status di poter vivere in un palazzo e trovasse il modo di descriverlo ai suoi fratelli allo stesso livello di evoluzione, non troverebbe grandi differenze da descrivere per via della similarità tra lui e i compagni. Racconterebbe agli altri scimpanzé di un miglioramento della vita animale. E forse l'unico aspetto impossibile da definire sarebbe l'aura di raziocinio che circonda lo spirito umano. Quanto allo stile di vita di per sé, il cambiamento non sarebbe così radicale. La semplice pelle di animale troverebbe una continuità nel cashmere e nella seta moderni. La natura che prepara il nido agli uccelli è la stessa che fornisce stabilità alle abitazioni dell'uomo. La caverna si trasformerebbe in un edificio di pietra. Il prato verde si potrebbe paragonare al giardino moderno. La continuità della specie presenterebbe fenomeni quasi identici. La legge di ereditarietà continuerebbe con leggere modifiche. Si verificherebbero le stesse tendenze riguardo la nutrizione. L'unione dei consanguinei rivela gli stessi forti legami. Pertanto, lo scimpanzé troverebbe difficoltà sulla mente per quanto riguarda i problemi del lavoro, delle responsabilità, dell'aumentata memoria, del sentimento purificato e della crescita spirituale. In breve, tutti i problemi Relativi, relativi. relativi all'acquisizione della ragione. Infatti, diciamo così, quando andiamo lì troveremo tutto, più o meno le stesse cose che avevamo qua, un stile un po' migliorato, un po' più bello, come Andrea Luiz, che ha trovato questa città di nostro lar, è sopra la città di Rio de Janeiro, ma non somiglia affatto a Rio de Janeiro. È una città molto moderna, molto futuristica, addirittura per l'epoca, perché è stato scritto nel 1936, pubblicato nel 40, vuol dire, pure per quell'epoca, quel tipo di costruzione, quel tipo di edifici non ci stavano minimamente, non esistevano. Do, per, pure perché potessi lo spirito di Andrea Luiz tentare di spiegare tutto ciò, è stato molto difficile. C'è voluto una signora, una medium, che ha visualizzato la città e come lei era pittrice, ha disegnato e ha fatto vedere a Chico. Chico ha detto, sì, era questa la città di nostro là. E da là, quelli che hanno fatto i film hanno preso gli appunti per le costruzioni, dal disegno di questa signora. Alla luce di questo. Alla luce di questo, non c'è una vera giustificazione per lo stupore di chi legge. I messaggi del calibro di quelli che André Louis indirizza alle persone devote alla propria crescita spirituale. L'uomo comune è solito sperare ansiosamente che accada qualcosa di straordinario. Dimentica che la natura non si scomoda per soddisfare i suoi particolari e individuali punti di vista. La morte fisica non è un salto squilibrante, semplicemente, è un passo nell'evoluzione. Come la scimmia trova nell'ambiente umano una vita animale nobilitata, l'uomo, che dopo la morte fisica meritò l'entrata nei circoli elevati dell'invisibile, trova una vita umana sublimata. Ovviamente, un gran numero di problemi riguardanti la spiritualità superiore attendono la creatura umana dopo la morte fisica, sfidandolo a
alla conoscenza, ai fini di una sublime ascensione ai domini illuminati della vita. Il progresso non conosce stagnazione e l'anima cammina incessantemente attratta dalla luce immortale. Qua è molto interessante perché dice è la crescita spirituale, sono tutti passaggi, no? Ognuno c'è il suo punto di vista e la morte non è un salto squilibrante, è un passaggio nell'evoluzione. Così. Consegniamo, sì. Consegniamo dunque al lettore amico le nuove pagine di André Louis, soddisfatti di compiere un dovere. Costituiscono il resoconto parziale di una settimana di lavoro spirituale dei messaggeri del bene vicino agli uomini e, soprattutto, mostrano la figura di un emissario cosciente e benefattore generoso quale Amiceto, sottolineando le necessità di ordine morale nel quadro di servizio di quelli che si dedicano alle attività nobili della fede. Se cerchi, amico, la luce spirituale, se l'animalità ti ha già stancato il cuore, ricorda che nella spiritualità la ricerca condurrà sempre all'infinito, tanto in quello che si riferisce al campo infinitesimale come alla sfera degli astri distanti, e che solo la trasformazione di te stesso alla luce della spiritualità superiore ti autorizzerà l'accesso alle fonti della vita divina. E soprattutto ricorda che gli edificanti messaggi dell'aldilà non sono destinati solamente all'espressione emotiva, ma soprattutto al tuo sentimento di figlio di Dio, affinché tu faccia l'inventario delle tue realizzazioni e ti impegni concretamente nella responsabilità di vivere davanti al Signore. Emanuele, 1900, febbraio di 40, del 40, 1944. Allora, in questo, diciamo, introduzione di Emanuele, lui dice che loro faranno un resoconto parziale e anche io parziale del parziale, no? Di una settimana di lavoro spirituale di questi messaggeri del bene. Perciò il libro si chiama Messaggeri, ma è il nostro Lar 2, diciamo così, è la continuazione di quello che Andrea Luisa ha visto lì nel mondo spirituale. Questa volta ha introdotto un altro personaggio, un altro istruttore, che lui si chiama Aniceto. Ok? Qua sta Andrea Luisa, Emanuele, Chico e il libro. Ok? Andrea Luisa è un medico qua. Vabbè. Ok? Ma il rinnovamento, ela, diciamo così, è quello che Andrea Luiz fa una riflessione su questo momento che lui entrerà in contatto con questi altri istruttori. Vai. Allora, dopo essermi sciolto dai legami inferiori che mi tenevano attaccato alle attività terrene, avvertì una consapevolezza superiore che allettava il mio spirito. Una simile liberazione, tuttavia, non era avvenuta spontaneamente. Dentro di me realizzavo quanto mi era costato lasciarmi alle spalle ambiente domestico e quanto era stato duro sopportare l'incomprensione con la moglie e i contrasti con gli amati figli. Avevo la certezza che in questa importante transizione amici spirituali, devoti e potenti avevano aiutato la mia povera e imperfetta anima. Prima l'inquietudine relativa alla mia compagna mi torturava incessantemente il cuore, ma ora, vedendola profondamente legata al secondo marito, non vedevo altra strada che cercare nuovi motivi di interesse. Fu così che, enormemente sorpreso, osservai la mia trasformazione nel corso degli avvenimenti. Sperimentavo la gioia della scoperta di me stesso. Fino ad ora avevo vissuto come una chiocciola segregata nella sua conchiglia, impermeabile ai grandi spettacoli della natura, strisciando nel fango. Tuttavia, ero convinto che il mio dolore avesse operato sulla mia trasformazione mentale come un pesante piccone, Piccolo. i cui colpi non avevo compreso subito. Il piccone aveva spaccato la conchiglia
dagli antichi vizi del sentimento. Mi aveva liberato, aveva esposto il mio spirito alla. C'è la tua foto per cui non riesco a vedere. Avevo liberato il mio spirito al sole della bontà Ecco, infinita e avevo. esatto, abbiamo iniziato a vedere più in alto raggiungendo distanze maggiori. Allora, qua lui sta ricordando, e chi ha visto il film si ricorda nelle sue parole, no? Tutte quelle esperienze che lui ha avuto quando ha incontrato la moglie con un nuovo marito, i suoi figli, i contrasti con tante cose interne sue. E quando lui dice: la scoperta di me stesso, in tutti i momenti la spiritualità ci invita alla scoperta di noi stessi, sempre, sempre e sempre. E lui dice: io ero niente, capito? Della poca importanza, capito? Che lui dice: non ero così tanto, non sono così importante in tutto ciò. E lui, che è André Luiz, no? Che adesso, dopo la sua trasformazione, è diventato un grande osservatore, un grande. Che racconta le sue osservazioni. Allora, per la prima volta. Per la prima volta considerai gli avversari come benefattori. Cominciai a frequentare di nuovo il nido della famiglia terrestre, non più come signore dell'ambiente domestico, ma come un operaio che ama il lavoro nell'officina che la vita gli ha assegnato. Non cercai più nella mia sposa terrena la compagna che non aveva saputo capirmi, ma una sorella che avrei dovuto aiutare al massimo delle mie forze. Mi astenni dal considerare il secondo marito come l'intruso che aveva modificato i miei piani, per vederlo solo come un fratello che necessitava l'aiuto delle mie esperienze. Smisi di considerare i figli una mia priorità, vedendoli come compagni molto cari, ai quali mi competeva estendere benefici della nuova conoscenza, aiutandoli spiritualmente al meglio delle mie possibilità. Dopo essere stato costretto a distruggere i miei castelli dell'ingiustificato individualismo, sentii un altro genere di amore entrarmi nell'anima. Vedi, lui qua fa proprio il riassunto della sua trasformazione, questo castello ingiustificato dell'individualismo. Siamo così, tutti noi siamo così. La sua riflessione ci dovrebbe lasciarci una riflessione pure a noi. Dopo io trasformo in PDF e lascio lì nella pagina di Facebook, lo Specchio dell'Anima, questo PowerPoint per chi vuole ancora leggere e approfondire e ragionare e riflettere ancora, va bene? Qua c'è l'immagine che vi ricordate, no? Quando lui Sì, quando lei suona. è già trasformato e vede la famiglia tutta quanta con la ragazzina che suona. Vai. Allora, orfano degli affetti terreni e in sintonia con i propositi superiori che avevano tracciato una diversa rotta al mio destino, cominciavo a sentire la chiamata profonda e divina della coscienza universale. Soltanto ora mi rendevo conto di quanto avevo vissuto lontano dalle leggi sublimi che governano l'evoluzione delle creature. La natura mi accoglieva con estasi d'amore e la sua voce adesso era molto più forte di quella dei miei interessi personali. A poco avevo conquistato la gioia di ascoltare i suoi insegnamenti misteriosi nel grande silenzio delle cose. Gli elementi più semplici avevano iniziato ad assumere ai miei occhi uno straordinario significato. La colonia spirituale che mi aveva generosamente accolto rivelava nuove espressioni di indefinibile bellezza. Il rumore delle ali di un uccello, il sussurro del vento e la luce del sole sembravano penetrarmi nell'anima, riempiendomi i pensieri di meravigliosa armonia. Lui comincia a vedere veramente dopo la trasformazione con gli altri occhi, come accade a noi quando finalmente riusciamo a capire e a comprendere noi stessi, accade una cosa bellissima che sarebbe
la libertà. Diventiamo liberi e questa libertà ci fa sì con che noi ci sentiamo leggeri, vediamo tutto con un'altra espressione, con un altro modo di ragionare. Chi arriva a questo, chi riesce a comprendere, sa benissimo questa sensazione, quanto è bella, quanto è travolgente, quasi quasi un'estasi, come dice lui qua. Qua è quando lui sta nel parco sentendo la musica, no? Che percependo, vede tutte le altre persone che stanno lì, che accompagnano lui. È un mondo fisico, è un mondo reale, che noi alle volte possiamo pensare che non sia vero, ma per esempio, nell'escrittura, nella Bibbia, no? Quando nel Vecchio Testamento si parla della Gerusalemme celeste, no? Che loro dicono che ha vislumbrato la Gerusalemme celeste. È un nosso lar di Gerusalemme. Non si chiama nosso lar, si chiama Gerusalemme celeste, no? Come ogni città che abbiamo nel mondo ha la sua colonia, che ha un suo nome particolare, che ha un nome. Ma noi troviamo nell'Escrittura la descrizione di questo nosso lar sopra Gerusalemme, la Gerusalemme celeste che tanto parla, che loro dicono delle cose bellissime, dei portali, di un tempio magnifico e cose. È di quelli che hanno vislumbrato questo altro mondo. La vita. Allora, la vita spirituale, inesprimibile e bella, mi aveva aperto i suoi portali splendenti. Fino allora avevo vissuto a Nosso Lar come un ospite infermo in un luminoso palazzo. Ero stato così totalmente preso da me stesso che ero stato incapace di percepirne l'incanto e le meraviglie. La conversazione di carattere spirituale mi era diventata indispensabile. In passato mi piaceva tormentare la mia anima con i ricordi della terra. Mi piacevano le narrazioni drammatiche di certi compagni di lotta. Ricordava il mio caso personale, inebriandomi alla prospettiva di legarmi ancora una volta ai miei parenti terreni, basandomi su questi legami inferiore. Ma adesso avevo perso totalmente la passione per questioni meno che degne. Persino le storie raccontate dai pazienti nelle camere di rettificazione non catturavano più il mio interesse come prima. Non desideravo più sapere da dove venissero quelle sfortunate creature e non indagavo più sulle loro avventure nelle zone inferiori. Cercavo solo fratelli bisognosi, desideravo sapere in cosa potevo essere utile. Vedi, cambia anche la prospettiva Ah, sì. di come uno si pone davanti alle difficoltà degli altri, all'ascolto degli altri. E lui che si lamentava sempre, no? Che tanto che Lisias ha messo l'acqua perché lui non parlasse, non si lamentasse più, no? L'acqua della pazienza. Vai. Percependo questa profonda trasformazione, un giorno Narcisa mi disse: André, amico mio, tu sei in una fase di rinnovamento mentale. In questi momenti, tribolazioni estreme di natura spirituale ci opprimono il cuore. Ricordati la meditazione sul Vangelo di Gesù. So che stai sperimentando un'inesprimibile gioia nel contatto con l'armonia universale, dopo aver abbandonato i tuoi pensieri capricciosi, ma riconosco che, assieme alle rose della gioia, fronteggiando i nuovi cammini che si aprono alle tue esperienze, ci saranno spine di noia ai margini delle vecchie strade inferiori che ti stai lasciando alle spalle. Il tuo cuore è un calice illuminato dai raggi dell'alba divina, ma svuotato dal sentimento del mondo che l'hanno riempito per molti secoli. Lui si sentiva anche lavorando lì, cominciava a dire voglio cosa nuova, mi sento vuoto, perché togliendo tutte, ma pure noi, quando siamo troppo arrabbiati, troppo che odiamo una cosa o che non vogliamo, che abbiamo delle. Noi sembra che sia che togliere quella rabbia, sembra che ci diventiamo vuoti. E che cosa ci mettiamo a posto suo? Chiaramente io direi l'amore, ma molta gente ha paura di abbandonare vecchie abitudini perché hanno paura di non sanno che cosa mettere al posto suo.
perché dice largo la vecchia strada, ma non è per via la nuova, ma non sa che cosa trova, no? Então, molti non vogliono abbandonare la vecchia strada perché hanno paura di non sapere cosa, di non consegnarsi, di non lasciarsi andare. Ragazzi, chi ha il microfono acceso, chiudo. Ok? Io stesso non avrei saputo formulare una così esatta definizione del mio stato spirituale. Narcisa aveva ragione. Una suprema allegria mi inondava infatti lo spirito, ma era affiancata da un'insondabile sensazione di noia riguardo alle situazioni di natura inferiore. Mi sentivo libero da una serie di pesanti catene, ma non avevo più un focolare, una sposa o gli amati figli. Ritornavo frequentemente al mio ex focolare e lì lavoravo per il bene di tutti, senza alcun vero stimolo. La mia devota amica era nel giusto, il mio cuore era sicuramente un calice luminoso, ma vuoto. La sua definizione mi aveva commosso. Ecco, aveva ragione, lui si sentiva così, aveva nostalgia. Alla vista delle mie lacrime silenziose, Narcisa aggiunse: Riempi il tuo calice con le acque eterne di colui che è il donatore divino. Dopotutto, André, siamo portatori della pianta del Cristo nel terreno del cuore. In periodi come questo che tu stai attraversando, è più facile per noi crescere con successo se sappiamo come trarre vantaggio dalle opportunità. Fintanto che lo spirito umano si gonfia soltanto di calcolo e raziocinio, il Vangelo di Gesù appare essere nulla più di una raccolta di insegnamenti comuni. Tuttavia, quando si risvegliano sentimenti superiori, ci si rende conto che le lezioni del Maestro hanno una vita propria e rivelano espressioni sconosciute all'intelligenza, nella misura in cui si fa lo sforzo di costruire noi stessi come strumenti del Padre. Quando cresciamo nel Signore, ugualmente crescono anche i suoi insegnamenti. Purtroppo c'è la tua immagine, io ho il telefonino. Sì, non riesco a toglierla. Lo so, costruire gli stessi. No, quando cresciamo nel Signore, ugualmente crescono anche i suoi insegnamenti ai nostri occhi. Facciamo il bene, mio caro. Riempi il tuo calice con il balsamo dell'amore divino, giacché avverti già i raggi della nuova alba, cammina con fiducia verso il giorno. Ecco, vedi, lei dà un consiglio. Guarda, segue il Vangelo di Gesù, segue quel tipo di calcolo e raziocinio. Vedi che cosa ti può dire per cambiare questa cosa. E lì lui prende lo spunto di Narcisa per cercare di trasformare. E conoscendo il mio temperamento di uomo zelante nel lavoro, aggiunse con gentilezza: Hai lavorato abbastanza a lungo qui nelle camere dove mi sto preparando a mia volta per la prossima esistenza nella carne. Non potrai pertanto accompagnarti, ma credo che tu debba approfittare dei nuovi corsi di servizio presso il Ministero della Comunicazione. Molti no. È Scusami. partita la. Ok. Niente. Molti nostri collaboratori sono stati addestrati a prestare aiuto agli incarnati. Essi lavorano sia nei regni visibili che in quelli invisibili e tutti loro sono supervisionati da validi istruttori. Potresti sperimentare nuove esperienze, imparare molto e dare un eccellente contributo individuale. Perché non fare un tentativo? Prima che potessi ringraziarla per il prezioso suggerimento, Narcisa fu chiamata a servire nelle camere, lasciandomi preda di speranze diverse da quelle che avevo fino a quel momento riguardo ai miei compiti. Allora, da questo momento, diciamo così, lui si è fatto tutto una specie di ragionamento, riflessione interiore. Narcisa lo ha percepito e ha detto: Ok, tu hai lavorato tanto qua, perché non va a lavorare adesso da qualche altra parte, imparare ancora di più? Perché Andrea, in realtà, era molto curioso, era un medico, i medici erano un ricercatore, che in realtà che. Dicono che lui era un ricercatore importante in Brasile e aiutava nelle
no istituto per contro le malattie tropicali. Então, era veramente um ricercatore. Então, era muito curioso. Allora, qua entriamo nella parte che ci sta Aniceto. Cioè, no, 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 sono 50 diapositive, ma non è tutto solo scritto, c'è molta immagine. Non voglio che diventi noioso, ma non lo so, vorrei sapere da voi se vi state piacendo, se va bene così, o se andiamo veloce o cosa vale. Volevo sapere da voi se vi Buono. sta piacendo. Sì, Tutto sei, Leila. sì, Molto bello. sì, no, va morto, sì. ho cercato di togliere un massimo ma non potevo togliere troppo Grazie, grazie. al libro perché non potevo togliere troppe cose perché se no diventava senza spiegazione, capito? Então, Sì. volevo fare passo a passo dando meno noia possibile. Allora, qua lui incontra Aniceto. Diventava come il film. Allora, Chiudete il microfono che ci sta con il microfono aperto, grazie. Parlai a Tobia dei miei nuovi progetti e non potei fare a meno di notare lo sguardo di soddisfazione sul suo viso. Stai tranquillo, disse con gentilezza. Tu hai il numero necessario di ore di lavoro per giustificare la richiesta. Fortunatamente, abbiamo un gran numero di colleghi nella comunicazione. Così non sarà difficile collocarti assieme ad amabili istruttori. Conosci il nostro stimato Aniceto? Non ho questo piacere. È un vecchio compagno di servizio, continuò a spiegare affabile. Restò con noi nella rigenerazione per un po' di tempo. In seguito si dedicò con devozione ai doveri nel Ministero dell'Ausilio e oggi è un qualificato istruttore nel Ministero della Comunicazione, dove presta assistenza degna di nota. Ne parlerò con il dovuto riguardo con il ministro Genesio. Non avere dubbi, il tuo desiderio, André, è molto nobile ai nostri occhi. Qua dice che Antonio ha alzato la mano. Dimmi, Antonio. No, no, Leila, è stato un gesto inavvertito, non ti preoccupare perché sono col cellulare, grazie, non ti preoccupare, Ok. grazie. Il mio stimato amico mi lasciò in un mare di contentezza inesprimibile. Cominciai a comprendere il valore del lavoro. L'amicizia di Narcisa e Tobia era un tesoro di indicibile grandezza che lo spirito del servizio aveva rivelato al mio cuore. Una nuova sfida faceva capolino nella mia anima. Non potevo perdere l'opportunità. Nosso Lar era piena di spiriti ansiosi di avere un'opportunità come questa. Non sarebbe forse stato giusto offrire me stesso per questa nuova esperienza di apprendimento? Inoltre, siccome ero certo che sarei tornato a incarnarmi in un futuro non troppo lontano, questa occasione sarebbe stata di enorme importanza per la mia crescita generale. Una gioia misteriosa mi dominava completamente e una speranza sublime illuminavi i miei sentimenti. Quel desiderio ardente di collaborare al beneficio degli altri che Narcisa mi aveva acceso nell'intimo sembrava riempire adesso il calice vuoto del mio cuore. È bellissimo che lui poi trova l'amico che dai. Sì, avrei lavorato. Avrei conosciuto la soddisfazione di lavorare anonimamente per la felicità altrui e avrei cercato la prodigiosa luce della fraternità attraverso il servizio alle creature. Quella notte Tobia mi cercò, sempre cortese, mi portò notizie confortanti sulla quiescenza del ministro Genesio. Con un sorriso affettuoso mi invitò ad accompagnarlo. Mi stava portando al cospetto di Aniceto, affinché potessimo parlare dell'argomento. Emozionatissimo, lo seguì alla residenza del nuovo personaggio che, da quel momento, si sarebbe legato profondamente alla mia vita spirituale. Al contrario di Tobia, Aniceto non si era stabilito a Nosso Lar. Viveva assieme a cinque amici che gli furono discepoli sulla terra, in una dimora confortevole, incastonata tra alberi frondosi e tranquilli, che sembravano messi lì per proteggere il grande e meraviglioso Roseto. Ci ricevette con estrema gentilezza, il che mi fece un'eccellente impressione. Aveva l'atteggiamento calmo dell'uomo che ha raggiunto l'età matura, privo delle illusioni della gioventù inesperta.
sebbene dal suo viso trasparisse una grande energia, mostrava il sano ottimismo di un cuore pieno di sacri ideali. Ascoltò serenamente il mio benefattore raccontare la mia situazione, rivolgendomi di tanto in tanto sguardi amichevoli e indagatori. Tobia parlò a lungo. Ricordò che ero stato un dottore sulla terra, ma che adesso ero nella fase di ricostruzione dei miei valori nel piano spirituale. Dopo avermi osservato attentamente, Aniceto disse: «Non vedo nulla che possa impedirci di farlo, mio caro Tobia, ma dobbiamo renderci conto che dipende dal candidato. Devi essere consapevole del fatto che questa colonia è conosciuta come l'istituzione dell'uomo nuovo». André è pronto e disposto, disse l'amico affettuosamente. Qua vediamo che già è un'altra colonia, non è più il nostro là. E questa si chiama l'istituzione dell'uomo nuovo. Aniceto mi fece uno sguardo penetrante e mi avvertì. Il nostro lavoro è vario e impegnativo. Il dipartimento, sotto la nostra responsabilità, accetta solo lavoratori interessati alla scoperta della gioia di servire gli altri. Ci siamo reciprocamente impegnati a non lamentarci di nulla. Nessuno si aspetta alcun riconoscimento per aver fatto un lavoro utile e tutti noi siamo responsabili degli eventuali errori commessi. Qui ci troviamo in un processo di estinzione delle vecchie vanità personali che ci siamo portati dalla terra. All'interno del meccanismo gerarchico dei nostri doveri siamo interessati solamente al bene divino. Siamo consapevoli che ogni opportunità costruttiva viene dal Padre nostro e questa convinzione ci aiuta a dimenticare le richieste improprie del nostro sé inferiore. Ecco, questa parte è una mazzata in bronte a tutti noi, perché qua non lamentarci, ci siamo impegnati a non lamentarci di noi. Nessuno si aspetta riconoscimento, vuol dire l'ingratitudine è bonus ora nel mondo superiore, no? Quando riceviamo ingratitudine diventa bonus ora per noi. Poi dice che tutti gli errori di uno è responsabilità di tutti, non è che non sono stata io, che qua quando succede qualcosa la prima cosa che facciamo è non sono stato io, non è colpa mia. Vuoi dire, dove stiamo puntando dito sempre a qualcuno, no? Non prendiamo le nostre responsabilità. Se siamo un gruppo, se siamo una famiglia, se siamo una impresa, le persone che lavorano insieme, è tutto un ingranaggio. Se un ingranaggio inceppa, tutti quanti lavorano male. Então, è responsabilità di tutti a cercare di migliorare, no? E poi questo qua, no? Le richieste improprie del nostro sé inferiore, quelle cose che noi vogliamo pensando di meritarle già, no? Di merito, perché sai, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, come ho fatto di Chico Xavier, no? Che lui, pensando, no? Come era un medio, per me era uno dei più perfetti che ci sono, ma... lui era, non aveva privilegi per il fatto di essere un medio do calibro suo e di fare quello che lui faceva. Infatti, Emmanuel diceva: che cosa hai di diverso della famiglia tale o famiglia tale? La famiglia di Chico, la famiglia Xavier è diversa dalle altre famiglie? No, siamo tutti uguali, tutti fratelli. Então non faceva distinzione. Questa è una... E qua André Luiz sta dando proprio una bella mazzata. Sì. Allora, con un gesto Aniceto dimostrò di aver colto la mia sorpresa e continuò. Per i lavori di emergenza, il tuo obiettivo è di preparare collaboratori attivi a uno staff supplementare di ausiliari che dispone di una cinquantina di posti per apprendisti. Al momento ho 3 posti disponibili. L'attività di istruzione è intensa per coloro che saranno destinati a fornire aiuti di emergenza giù sulla terra. Alcuni istruttori si fanno accompagnare da tutti i loro allievi quando svolgono i servizi terrestri, ma io ho adottato un metodo diverso. Io sono solito dividere la mia classe in gruppi specializzati, secondo le professioni,
con le quali gli studenti hanno familiarità, in modo che possano sfruttare al meglio la loro preparazione pratica. Attualmente ho un sacerdote cattolico romano, un medico, 6 ingegneri, 4 insegnanti, 4 infermiere, 2 pittori, 11 sorelle specializzate in lavori domestici e 18 operai di vario genere. Vedi, l'organizzazione del mondo spirituale, che nel libro degli spiriti diceva che fanno gli spiriti nel mondo spirituale, che sarebbe la lettura di oggi, no? Perciò era attinenti, era pertinenti questa cosa dei messaggeri, perché fa vedere che loro lavorano in continuazione, che non stanno mai con le mani in mano, no, stanno sempre a faticare e con un'organizzazione ben precisa. Caspita, 50 persone, capito, per lavorare, e adesso vediamo come si organizzano. Allora, a No Solar il lavoro che ci aspetta è fatto di azione collettiva, ma nei giorni di lavoro giù sulla terra non tutti i miei studenti vengono con me. Naturalmente non si nega all'ingegnere o all'operaio l'opportunità di acquisire altre conoscenze che vadano oltre l'ambito delle loro competenze specialistiche, ma tali manifestazioni devono rientrare nel lavoro volontario, portato avanti nel tempo che ognuno ha per riposo e per il divertimento. Per quanto riguarda il nostro servizio attuale, inoltre, siamo interessati ad approfittare al massimo del tempo disponibile, non solo a beneficio del bisogno del nostro aiuto fraterno, ma anche per aiutare noi stessi in termini di efficienza. Vedi, loro ottimizzano il lavoro, no? Fanno ottimizzare il lavoro. E la cosa interessante, no? È che questi lavoratori non è solo che stanno lavorando nel mondo spirituale per aiutare i fratelli che stanno lì nell'umbrale o che stanno ancora, che hanno bisogno di aiuto. Vengono qui sulla terra per aiutare noi, per aiutare le persone in maniera più specifica, e vediamo come. Riflettei ammirato sul curioso metodo mentre Niceto faceva una lunga pausa dopo aver concentrato tutta l'attenzione su di me, come se volesse percepire l'effetto delle sue parole. Aniceto continuò: lo scopo di questo metodo non è solo quello di creare più obblighi verso gli altri. Qui come sulla terra, chi raggiunge il livello migliore sia nelle lezioni che nelle dimostrazioni non è il discepolo, ma l'istruttore, che arricchisce le sue ricerche e approfondisce il suo livello di esperienza. Quando il ministro Espiridiao mi reclutò per questo incarico, lo accettai a condizione che non avrei sprecato tempo nel miglioramento e nell'educazione di me stesso. Quindi non ho bisogno di dilungarmi in altre considerazioni. Credo di aver detto a sufficienza per ora. Se sei disposto, non posso che accettarti. Ho capito i suoi mobili programmi, risposi commosso. Sarebbe un onore per me avere la possibilità di accompagnarla e ricevere i suoi ordini per servire. L'espressione sul viso di Aniceto indicava che avevo dato la risposta che sperava. Così concluse: molto bene, potrai cominciare domani. Rivolgendosi a Tobia, aggiunse: domani mattina presto conduci il nostro amico al centro dei messaggeri. Saremo lì a studiare attivamente e provvederò affinché André sia ricompensato secondo le tabelle della comunicazione. Molto soddisfatti lo ringraziamo. Poi salutai Tobia, pervaso da nuovo sentimento di speranza. Vedi, qua sta dicendo pure il fatto della ricompensa, no? Del pagamento, secondo la tabella, c'è pure una tabella dei prezzi, diciamo, dei bonus ora, no? Quanti bonus ora per ogni servizio. È logico questo, è giusto questo, no? Perché per ogni cosa che man mano che diventa più difficile, è più pregiato diciamo così, il lavoro, e loro si mettono a disposizione. È interessante questo fatto. Sembra tipo così: l'organizzazione terrena, qua sulla terra, dei nostri modi di lavorare, delle nostre organizzazioni, diciamo così, è una pallida, proprio una pennellata molto sottile di quello che accade veramente nel mondo spirituale.
e c'entra un messaggero. Il giorno seguente, dopo aver ascoltato le lunghe considerazioni di Narcisa sulla mia nuova impresa, andai al centro dei messaggeri, nel Ministero della Comunicazione. Mi accompagnava il servizievole Tobia, nonostante l'enorme mole di lavoro che aveva ancora da fare. Rimasi affascinato quando arrivammo al gruppo di maestosi edifici che comprendevano la sede dell'istituzione. Il complesso era così grande che avrei giurato si trattasse di diverse università collegate tra loro. Ampi cortili, pieni di boschetti e giardini, invitavano sublimi meditazioni. Tobia mi destò dal mio incanto, esclamando: «Il centro è molto vasto. In questo dipartimento della nostra colonia spirituale si espletano attività complesse. Non pensare che gli edifici che possiamo vedere da questo punto siano tutto quello che c'è nell'istituto. Questa parte contiene solo l'amministrazione centrale e alcuni padiglioni destinati all'insegnamento e alla preparazione generale». Vedi, è molto complesso e molto grande. «Ma questa imponente organizzazione si limita alla trasmissione dei messaggi?» domandai curioso. Il compagno sorrise significativamente e spiegò: «Non credere che tutto questo sia solo una sorta di servizio postale. Il centro prepara gli spiriti al fine di trasformarli in lettere vive, di soccorso e di ausilio agli altri spiriti che stanno soffrendo nell'umbral, sulla superficie terrestre e nelle tenebre. Credi forse che tanto lavoro sia destinato solamente alla mera trasmissione di notizie? Amplia la tua visuale. Il nostro servizio qui è la copia del genere di servizio che si attua nelle più diverse città spirituali dei piani superiori. Molti, molti spiriti sono addestrati qui per diffondere speranza e consolazione e per fornire istruzione e consulenza nei vari ambiti dell'evoluzione planetaria. Tuttavia, non mi riferisco soltanto a messaggi invisibili. Seguiamo anche la formazione di gruppi affiatati per la reincarnazione. Medium e istruttori escono da qui a centinaia ogni anno. Considerevoli quantità di operatori del conforto spirituale si incamminano verso le zone terrene, istruiti dal nostro centro dei messaggeri». Vedi, quando riceviamo un messaggio di psicografia o di metafonia o di qualsiasi tipo di messaggio, c'è un'organizzazione dietro, perciò uno non può chiamare così: «Ah, oggi vieni qua, vieni a fare la trasmissione». Non è così, perché c'è veramente una grande organizzazione dietro. E affinché i messaggi siano veritieri, onesti e perfetti, questa organizzazione fa sì che questo accada. Então depende, perciò loro istruiscono e insegnano e addirittura attraverso il sonno. Durante il nostro sonno terreno siamo istruiti, quer dizer, quelli che si predispongono a questo, chiaramente. Vai. «Cosa mi stai dicendo?» domandai sorpreso. «Secondo le tue informazioni, i lavori di illuminazione spirituale dovrebbero essere estremamente sviluppati nel mondo». Tobia mi guardò con un'espressione stranita, sorrise serenamente e spiegò: «Mio caro André, tu non hai considerato che questa preparazione in sé per sé non significa che avranno successo. Escono migliaia di messaggeri qualificati, ma sono davvero rari quelli che trionfano. Alcuni riescono a svolgere il loro compito in parte, ma la maggior parte fallisce completamente. Il vero servizio non è un'illusione, implica uno sforzo, senza il quale il lavoro non può né cominciare né trionfare. Lunghe file di medium e istruttori partono da qui per il mondo fisico con una formazione specifica, poiché benefattori di spiritualità superiore hanno bisogno di medium disinteressati e altruisti, al fine di aumentare la redenzione nel genere umano. Ma quando questi messaggeri dimenticano il loro spirito missionario e la loro devozione verso gli altri, in genere diventano strumenti inutili. Ci sono medium e medianità, istruttori e dottrina, così come esistono le zappe e gli agricoltori. Una zappa può essere eccellente, ma se all'agricoltore manca il desiderio di usarla, tanto ciò che inevitabilmente produrrà la zappa sarà la ruggine». Ecco. Qua pure è un bel riferimento e una bella tirata di orecchie, diciamo così.
che molti vengono con la intenzione, ma poche sono quelle che hanno successo. Così succede con le facoltà psichiche e con le grandi conoscenze. I medium possono essere dotati di una potenza medianica molto alta, ma se non riescono a vedere oltre i propri interessi, avranno completamente fallito nel compito che era stato loro assegnato. Credimi, mio caro, ogni servizio costruttivo porta con sé le lotte che gli competono. Sono molto rari i servitori che sopportano le difficoltà e i rovesci che si incontrano stando in prima linea. Una percentuale schiacciante di medium evita di affrontare il fuoco pesante. Innumerevoli servitori si ritirano proprio nel momento in cui l'attività offre l'opportunità più valida. E questo qua è, diciamo così, accade spesso qua sulla Terra, che siamo venuti qua, alcuni sono venuti per dare supporto, per dare aiuto agli altri attraverso la loro medianità. E scordando di questo, o lasciandosi, diciamo, cadono nella rete della materia, della fisicità, finiscono che non danno il meglio che devono dare e si perde una grande opportunità, tanto per chi ha bisogno, tanto, e anche per il medium che ha bisogno pure lui, perché il medium è in realtà un debitore della legge e viene a lavorare per sdebitarsi anche lì. Vero. Piuttosto impressionato riflettevo: tutto ciò mi sorprende davvero. Non avrei mai immaginato che questi messaggi fossero preparati qui per la vita nel regno fisico. Ah, amico mio, disse Tobia sorridendo, pensavi davvero che le opere di bene fossero circoscritte a semplici operazioni automatiche? Sulla Terra la nostra visione spirituale tende a essere offuscata dalle espressioni esteriori di culto e di attività religiosa che ci portano a credere di poter risolvere ogni problema con un atteggiamento di supplica. Tuttavia, la genuflessione non risolve le questioni fondamentali dello spirito, né la mera adorazione del divino porta a maggiore edificazione spirituale. La verità è che ogni atto di umiltà e di amore è santo e degno di rispetto. E indubbiamente il Signore ci concederà le sue benedizioni. Tuttavia, è indispensabile ricordare che la manutenzione e la pulizia del contenitore per raccogliere tali benedizioni è nostro preciso dovere. Quindi, in questo centro, non prepariamo semplici postini, ma spiriti che si trasformeranno nella parola viva di Gesù per l'umanità incarnata. Almeno questo è il programma definito dalla nostra amministrazione spirituale. Loro dicono, questo abbiamo programmato, poi si sarà veramente, dipende del contenitore, se vuoi pulire o meno, no? Perché possiamo mettere l'acqua più pura in una giara sporca, l'acqua verrà sporca. Perciò diciamo così, trasformazione personale, la trasformazione morale e etica di ogni persona incarnata è importantissimo, anche dei disincarnati, la verità, nel mondo spirituale. Tacqui emozionato, riflettendo sulla grandezza di quegli insegnamenti. Dopo una lunga pausa, il mio compagno proseguì. In pochi trionfano, perché siamo quasi tutti ancora fortemente legati agli atroci misfatti del passato che ci hanno deformato la personalità. Ogni nuovo ciclo di vita carnale crediamo più nelle nostre avvilenti tendenze pregresse che nel potenziale divino del presente, complicandoci ogni volta il futuro. Ed è così che noi procediamo laggiù. Ci aggrappiamo al male e dimentichiamo il bene, arrivando a volte allo sproposito di interpretare le difficoltà come forme di punizione, mentre per coloro tra noi che hanno occhi per vedere, l'ostacolo offre un'opportunità davvero preziosa. Sempre dicono, no, che nella cultura cinese problemi, no? Vogliono dire due cose, problemi e opportunità, e veramente è così. I problemi, le cose che accadono, gli ostacoli sono un'opportunità di avanzare, di mettere a prova le nostre proprie tendenze.
A quel punto arrivammo a un enorme padiglione. Centinaia di entità si riversavano nel grande edificio di cui salimmo le scale, conversando animatamente. Le peculiarità del meraviglioso atrio mi colpirono con la loro imponente bellezza. Varietà di fiori, a me sconosciute sino a quel momento, adornavano i colonnati, diffondendo colori vivaci e deliziose fragranze. Mentre ero come incantato, Tobia mi interruppe spiegando: «I vari gruppi di studenti si stanno dirigendo verso le loro classi. Cerchiamo Niceto nel reparto degli istruttori». Percorremmo ampi corridoi, incontrando una vera e propria folla di spiriti che discutevano animatamente mentre cercavano le loro aule. Trovammo il nostro compiacente amico della sera precedente, in un piccolo gruppo che sembrava coinvolto in una conversazione molto discreta. Ci abbracciò serenamente con un sorriso. «Molto bene», disse gentile e benevolo. «Aspettavo il nostro nuovo studente sin dall'inizio della mattinata». Tobia disse di avere una gran fretta, così il nobile istruttore spiegò: «D'ora in poi André rimarrà sotto la mia tutela, vai pure tranquillo». Mi congedai dal compagno commosso. Notando la mia naturale timidezza, Aniceto chiese a un assistente di servizio: «Mi chiami Vicente, per favore?» E volgendosi verso di me, specificò: «Finora, Vicente, è stato il mio unico tirocinante medico. Vi metto assieme, vista l'affinità professionale». Meno di 3 minuti dopo, Vicente era di fronte a noi. «Vicente», disse Aniceto, arrivando subito al sodo, «questo è André Louis, il nostro nuovo collaboratore. Era un medico come te. Credo che vi sentirete a vostro agio assieme, poiché condividete le stesse esperienze». Vicente mi abbracciò mostrando estrema affabilità e, dopo avermi incoraggiato con parole belle e stimolanti, domandò alla nostra guida: «Quando dovremmo cercarla per le lezioni di oggi?» Aniceto ci pensò un istante e rispose: «Spiega al nuovo candidato i nostri regolamenti e raggiungetemi per istruzioni subito dopo mezzogiorno». Vedi, c'è tutto, no, l'organizzazione. Io non mi meraviglio, perché conosciamo, sappiamo chi è così, ma è bellissimo, perché se in un universo c'è armonia, c'è è tutto collegato, e l'armonia è che è la molla che scatena e che fa muovere tutto, lì, anche lì nel mondo spirituale c'è questa armonia. E mo questa con la storia di Vicente è che è interessante. Mi era impossibile esprimere la contentezza per la mia nuova amicizia. Vicente, d'aspetto molto mite, lo sguardo intelligente e vivo, irradiava affetto e bontà, buon senso e comprensione. Mi disse che era felicissimo di aver trovato un compagno medico e mi aveva sistemato in una camera abbastanza vicina alla sua, mostrando grande gentilezza fraterna. Era il primo collega della mia professione. Anche egli era arrivato di recente dalle sfere terrestri ed era il primo cui mi avvicinavo in modo diretto. Ci scambiamo liberamente le impressioni circa le sorprese che avevamo incontrato sin dal nostro arrivo. Commentammo i problemi derivati dalle illusioni terrestri, la miopia della scienza medica e le questioni profonde e affascinanti che riguardavano la medicina spirituale. La miopia della scienza medica. Siamo ancora qua, ancora. Sebbene Vicente non avesse fatto ancora visita al piano degli incarnati a titolo di servizio, ammirava straordinariamente Aniceto e mi aggiornò sui preziosi studi che avevamo approfondito insieme. Era pieno di idee entusiaste. In poco più di un'ora la nostra amicizia era cresciuta come il sentimento di due fratelli da tempo uniti da legami spirituali. Il mio nuovo compagno aveva conquistato la mia totale fiducia. Dimostrando un notevole tatto, indagò sulla situazione relativa ai miei parenti terrestri e io risposi con un breve riassunto della mia singolare avventura quando ero venuto a sapere delle seconde nozze della mia vedova. Misi tutta l'enfasi possibile nel mio racconto, emozionandomi profondamente nel corso della narrazione. A ogni importante dettaglio rallentavo intenzionalmente la narrazione, sottolineando le mie vecchie sofferenze ed elencando dispiaceri apparentemente insormontabili. Vicente ascoltò silenzioso, sorridendo di tanto in tanto. Quando finì la mia commovente esposizione, egli mi mise la mano destra sulla spalla e mormorò: «Non giudicarti sventurato, incompreso. Sappi, mio caro André, che di fatto tu fosti eternamente estremamente fortunato». «Che cosa intendi dire?»
La tua Zelia rispettò in te il compagno fino alla fine dei tuoi giorni e in tali circostanze il secondo matrimonio il secondo matrimonio non è per niente una sorpresa. Nel mio caso, invece, le cose andarono molto peggio. E la storia sua è ancora peggio. Vista la mia comprensibile sorpresa, il mio nuovo amico proseguì. Lascia che ti spieghi. Meditò alcuni istanti come per ordinare i ricordi e continuò. Non puoi immaginare come fu intenso il sogno d'amore del mio matrimonio. Poco dopo la conquista del diploma professionale, a 25 anni, sposai Rosalinda. Ero raggiante di felicità. Donavo alla mia sposa non soltanto una situazione materiale confortevole e solida sul piano finanziario, ma anche i tesori del mio affetto e della mia devozione. La mia felicità non aveva limiti. In poco tempo due figlioletti arricchirono il nostro felice focolare. Il mio benessere era inesprimibile. In virtù dei miei fondi bancari non mi specializzai nel servizio della clinica medica, ma mi dedicai con passione alla ricerca in laboratorio. A causa della mia propensione per quel tipo di lavoro, non mi fu difficile ottenere la fiducia di molti colleghi e di vari centri di studio, incrementando la ricerca con brillanti risultati. Rosalinda era la mia prima e migliore collaboratrice. Col passare del tempo, iniziai a notare il suo fastidio nel maneggiare le provette, ma la mia sposa, allora, sapeva tacere sulle piccole contrarietà a favore della nostra felicità domestica. Sembrava capirmi completamente. Ai miei occhi, lei era madre devota e compagna senza difetti. Erano passati 10 anni di armonia coniugale, quando mio fratello Eleuterio, un avvocato celibe un po' più vecchio di me, decise di venire ad abitare vicino a noi. Rosalinda superò se stessa nelle attenzioni, considerando che si trattava di un membro della famiglia. Eleuterio entrò nella nostra casa come un vero fratello. Sebbene abitasse in albergo, condivideva le nostre serate casalinghe, sempre impeccabile e attento ad essere gradito. Da quel momento iniziai a notare che mia moglie poco a poco stava cambiando. Mi chiese di assumere un aiutante per sostituirla nel suo lavoro, affermando che i nostri figli piccoli richiedevano un'assistenza materna più assidua. Acconsentì serenamente. Dopotutto si trattava di provvedimenti legati al benessere dei nostri figli. Tuttavia, la trasformazione di Rosalinda assunse caratteristiche impressionanti. Iniziò a evitare il laboratorio, dove spesso ci eravamo abbracciati felicemente nel veder coronarsi il successo delle nostre ricerche più importanti. Preferiva andare al cinema o restare in casa, in compagnia di Eleuterio. Ecco, l'intreccio si fittisce. Ciò mi rattristava molto, ma non avevo ragione di dubitare del comportamento di mio fratello. Era sempre stato degno di considerazione in famiglia, nonostante fosse audace ed egoista nella vita professionale. La mia vita domestica, prima tanto felice, passò a essere piena di amara solitudine, solitudine che tentavo di eludere con il lavoro costante e onesto. Le cose andarono avanti così, finché un insolito avvenimento mi cambiò l'esistenza. Una piccola pustola in una narice, che non mi aveva mai dato fastidio di alcun genere, dopo essersi leggermente lesionata, assunse connotati di estrema gravità. In poche ore mi fu diagnosticata la settimicemia. I miei colleghi si riunirono attorno al mio capezzale in una vera e propria assemblea. Tuttavia, ogni cura fu inutile. I loro migliori tentativi di aiutarmi furono vani e mi resi conto che la mia fine si stava avvicinando rapidamente. Rosalinda ed Eleuterio sembravano addolorati e ancora adesso posso ricordare il loro sguardo angosciato nel momento in cui la nebbia della morte mi avvolse da occhi del corpo. A questo punto Vicente rimase silenzioso a lungo, come se stesse mettendo a fuoco i ricordi più dolorosi, e poi continuò, meno vivacemente. Dopo un periodo di pietosi turbamenti nelle zone inferiori e dopo essere stato ricoverato a nostro Solar, scoprì l'intera verità. Tornando al focolare terreno, mi trovai di fronte a una grande sorpresa. Rosalinda adesso era sposata con Eleuterio. Come sono simili le nostre storie? Esclamai impressionato. No, assolutamente, protestò lui sorridendo. E continuò. Un'altra sorpresa stava per dilaniarmi il cuore. Soltanto tornando al focolare, seppi che ero stato vittima di un crimine odioso. Il mio stesso fratello
Avevo ordito la trama malvagia e perversa. Lui e mia moglie si erano innamorati perdutamente l'uno dell'altra e avevano ceduto alle tentazioni della carne. Il divorzio non era permesso, ma anche se la legge lo avesse permesso, l'allontanamento di Rosalinda da me per unirsi pubblicamente al cognato avrebbe costituito uno scandalo. Eleuterio però ricordò che lei aveva esperienza nel maneggiare materiali di laboratorio e suggerì a Rosalinda l'idea di infettarmi con una determinata cultura microbica che gli stesso si premurò di ottenere alla prima occasione. La mia povera moglie non perse tempo e, approfittando del mio sonno profondo, introdusse il virus mortale nella minuscola pustola leggermente scoperta. E questa, in breve, è la mia storia. Io ero esterrefatto. E quei criminali, domandai, Vicente sorrise leggermente e spiegò. Rosalinda ed Eleuterio vivono insieme apparentemente felici, sono eccellenti materialisti per ora e godono nel mondo transitorio di grande ricchezza e status sociale. Ma è la giustizia? Chiese atterrito. Vedi, André, spiegò lui serenamente, tutto arriva a suo tempo, tanto nel bene quanto nel male. Prima la semina, dopo i frutti. Notando tuttavia la mia tristezza, Vicente concluse: non parliamo più di questo. Si avvicina l'ora delle elezioni. Occupiamoci dei nostri bisogni essenziali e aiutiamo i nostri amati che sono ancora lontano nei circoli terreni. Non ti impressionare. Per produrre i frutti, l'albero non si lamenta delle foglie morte. Per noi adesso, amico mio, il male è il semplice risultato dell'ignoranza e niente più. Vedi che bella questa frase: per produrre frutti, l'albero non si lamenta delle foglie morte. E poi il male è il semplice risultato dell'ignoranza. E è vero, niente più. Perché se chi produce il male sapesse a cosa va incontro, ai debiti futuri che guadagna, non come debito, credo che non, di sua libera e spontanea volontà non avrebbe fatto. Ma per ignoranza lo fa. Qua è quando lui viaggia per vedere tutta la città. Il dovere compiuto è una porta che attraversiamo nell'infinito, il continente sacro dell'unione con il Signore. Dobbiamo fiorire dove Dio ci ha... Ah no, aspetta. Una vita ricca è una vita in cui il lavoro, quale sia, ti appassioni. Dobbiamo fiorire dove Dio ci ha piantato. Una cosa è fiorire dove ci piace, l'altra cosa è fiorire lo stesso, dove non vogliamo. Dobbiamo fiorire anche se non vogliamo. Anche se quel lavoro ci dà fastidio, anche se quel lavoro non ci piace. Ma dobbiamo comunque essere giusti con noi stessi, per la nostra crescita. Siamo lì per un motivo, sempre c'è un motivo. Ah, è necessario aver sofferto molto per capire tutte le misteriose bellezze della preghiera. È necessario aver conosciuto il rimorso, l'umiliazione, l'estrema sventura per prendere con efficacia il sublime risir della speranza. Grazie. Interrompi. Condivisione. È finito. È finito. E spero che non vi siete stati annoiati, perché la prossima volta leggeremo questo capitolo 10, no? Occupazione e missione degli spiriti, e capiremo con un po' più di pertinenza, diciamo così, quello che accade nel mondo spirituale. Adesso vorrei sapere da voi qualche considerazione, qualche domanda, qualche cosa. Ok? Beh, a me mi è venuto, cioè più leggevo e più mi veniva in mente il fiore di loto. E nel buddismo infatti c'è questo culto, perché il fiore di loto è l'unico fiore che possiede in te, in sé, i fiori e i frutti, ossia la causa e l'effetto. No? E proprio un fiore così stupendo nasce nella melma. E questo è un parallelismo con le nostre difficoltà, cioè noi le vediamo nella nostra ignoranza come punizioni, come destino, come Dio che ce l'ha con noi, però in realtà se poi ci apriamo allo studio, ci apriamo a quello che è il Vangelo e lo cerchiamo di capire meglio, capiamo quanto le difficoltà
ci forgiano, ci rendono forti, ci rendono coraggiosi, cioè ci aiutano veramente a diventare delle persone migliori, perché alla fine il dolore è l'unica scappatoia, alla fine è l'unica situazione che noi dobbiamo affrontare qui per riuscire a ripulirci delle nostre... Non necessariamente l'unica. No, perché certo. Noi possiamo imparare o attraverso il dolore o attraverso l'amore. È sempre una nostra scelta. Come abbiamo visto lì, non siamo istruiti per venire qua per fare un determinato tipo di lavoro. Arriviamo qua e ci perdiamo nelle tante vie, no? Nelle tante porte larghe e acquisiamo ancora altri debiti. Perché invece di sanare quello che avevamo, acquisiamo altri debiti per colpa della nostra imprudenza. Ma possiamo seguire anche attraverso l'amore, possiamo imparare anche attraverso l'amore, non necessariamente il dolore. Ma purtroppo è la nostra ignoranza, come dice pure Kardec, no? Che dobbiamo passare tutto per la filiera del male. A lui ha detto, del male no, ma della ignoranza sì, perché siamo tutti ignoranti, ignoriamo, non ignoranti nel senso cattivo, no? Ignoriamo le leggi divine e come non ci ricordiamo, facciamo poi alla fine degli sbagli. Qualcun altro? Un attimo. Posso? Sì. Allora, il fatto che la vita nell'altro mondo abbia delle regole così simili a quelle terrene non può creare all'inizio un po' di perplessità? Ossia, portare lo spirito a tenere ancora i piedi in terra? No, non sono per niente, diciamo così. Le leggi terrene è che sono un riflesso delle leggi spirituali, non è un contrario. Sì, hai ragione, certo. Le leggi terrene siamo noi che prendiamo l'esempio da quelle spirituali. Sì, le leggi terrene sono quelle, sono solo un pallido riflesso di quella che è nel mondo spirituale. Tanto è che e i grandi magistrati, i grandi legisti e quelli che scrivono le leggi, cosa sono venuti dal mondo spirituale apposta per questo, già istruiti per poter creare queste leggi, no? Pure delle costituzioni dei paesi, della Carta Magna di tanti paesi, no? Sono stati gli emissari del Signore che ci ha mandato per aiutare quella popolazione a usare il meglio possibile delle sue risorse per poter crescere come popolo e come nazione. È chiaro che poi alla fine siamo noi che svirtuiamo tutto, no? Che le leggi divine sono perfette, siamo noi. Antonio, dimmi. Ciao Leila, buonasera. Scusa per prima con la manina, ma è stato un gesto tranquillo, no? Involontario. A parte, vabbè, è stato molto interessante, ma io ho visto No Solar diverse volte, lo confesso. Devo dire la verità, è vero che adesso l'hanno tradotto in italiano, ma secondo me la ricchezza di questo film è vederlo e sentirlo in lingua originale, perché comunque capisci tutto lo stesso. Le immagini sono talmente forti che comunque è comprensibilissimo. Volevo dire due cose. La prima è questa, cioè quando prima si parlava dei messaggeri, almeno parlo del mio privato, ti rendi conto che più sei chiuso nella tua materia, cioè che sei preoccupato dalla tua vita quotidiana, eccetera, è più è difficile che i messaggeri riescano a darti questo messaggio, perché se noi siamo chiusi come ricci, è difficile poi fare il buchino nella testa e tante volte l'hai detto anche tu, penso forse l'altra volta parlavi del Papa Gregorio Magno, no? Che la mamma ha pregato tanto fin quando una piccola breccia come la capoccia di uno spillo è riuscita poi a fare... Ecco, io sono in quella situazione più o meno. Cioè ti rendi conto che è veramente molto difficile che ci sia una comunicazione reale e questo avviene poi in dei momenti particolari, non so se vi è mai capitato, che a un certo punto è come se
Per pochi istanti tu avverti che c'è una presenza d'amore così forte vicino a te e ti fa vedere le cose in un modo completamente diverso. Magari un attimo prima volevi fare chissà quale brutta azione contro te stesso, e invece un attimo dopo c'è questa apertura, quasi come se si bucasse una membrana, no? Tra i due mondi, diciamo così, e quindi ti senti permeato d'amore. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda invece è quest'altra, cioè il fatto di vedere questa organizzazione, questa struttura così capillare, così burocraticamente magnifica, ti conforta, cioè ti fa capire che in effetti lasciando questa dimensione fisica, di cui a volte veramente non se ne può più, ti rendi conto che vai incontro a qualcosa che ti risana, no? Ti ristora. A volte, vedete, io anche in questo periodo si sente molta gente che è stanca, stanca di tutte queste limitazioni, stanca di questa pandemia, stanca veramente di fare, di ripetere le stesse cose, delle abitudini. Però dobbiamo essere... Io c'ho un concetto che mi piace, che tu hai sempre spiegato. Questa rassegnazione operativa, la rassegnazione attiva. Io l'ho sposato questo concetto, perché uno non deve rassegnarsi in autocommiserazione e fermarsi. Accetti, però deve andare avanti. Perché noi abbiamo l'onere e l'onore di portare questa missione spirituale fino alla fine. Il tributo è alto, è difficile, veramente a volte la vita diventa molto difficile, per tante questioni, però questo onore, questo onere, se abbiamo deciso di farlo, perché se siamo qui, l'abbiamo deciso noi, lo dobbiamo portare avanti. Sì, siamo piccole lumacche, no? Che camminano piano, no? Nella sua stessa bava, a proposito, nella sua stessa bava, non, nel nostro stesso scrogiolare delle nostre emozioni negative, ma sempre avanti, cammina comunque, è sempre così. Avanti. Per questo D'altronde anche l'esempio di Cristo, no? Il cristiano è colui che va avanti, cammina in avanti, non va indietro come un gambero. No. Ci si può fermare a meditare, a riflettere sui propri errori. Chi è che non sbaglia? È così. Non bisogna rinunciare, questo no. Non bisogna rinunciare. No, e non avere paura o vergogna di dire che credi o di portare un messaggio. Non dico che uno va in giro dicendo guardatemi, porto questo messaggio. No, non ci sta. Non facciamo come Giovanni Battista, no? Che poi gli tagliano la testa. Ma possiamo portare attraverso il nostro esempio e alle volte essere vicino a delle persone per evitare tutta questa paura che c'è in giro. Ma come dice pure Emanuele, no? Quando accendiamo una candela e non la nascondiamo sotto il moggio, no? Che lo dice non nascondere la candela, chi porta la candela è il primo a essere illuminato, è il primo che si illumina, che poi aiuta a illuminare gli altri, il cammino. E noi dobbiamo essere quello che porta la candela, non che ci siamo illuminati con illuminazione, non quel tipo di illuminazione, perché non è quello che sto dicendo, perché noi siamo ancora la lumaca che striscia nella sua propria bava, diciamo così, ma comunque camminiamo e portiamo il nostro messaggio con le nostre antennine. Grazie, comunque, è molto bello, molto bello. Qualcun altro, ragazzi? Io spero che questo libro sia pubblicato più presto possibile, perché questa è solo una parte, perché poi c'è un prosegue del libro, no? Continua. Io ho fatto solo tre capitoli perché volevo dare l'idea del movimento e della organizzazione e che cosa fanno gli spiriti. Che cosa stanno a fare loro lì, no? Perché la cosa bella di Chico Xavier, no? È che lui
È come se fosse, c'è il libro degli spiriti, c'è Allan Kardec e poi c'è la spiegazione con Chico, diciamo l'esempio, lui dà gli esempi, no? Lui porta alla luce la esemplificazione, la parte più pratica. Qua ci sta il concetto filosofico, spirituale e tutto, e poi c'è sta la parte pratica. Infatti in Brasile è chiamato Le opere sussidiarie, Allan Kardec e le opere sussidiarie di Chico Xavier, di Divaldo Franco, perché sono quelle che ci fanno capire quello che dice il libro degli spiriti, nel senso che ci fanno comprendere come funziona veramente, perché lui ci dà un esempio. André Luiz ha vissuto lì, ha visto tutte queste cose e poi va avanti. I medici, perlomeno in Brasile, i medici brasiliani dell'Associazione Medica e Spiritista, loro studiano le opere di André Luiz, perché in alcuni libri suoi c'è proprio delle spiegazioni, delle cose scientifiche, che oggi si sa che sono vere, che non, e poi non ho trovato mai una cosa che cozzasse, che non fosse veritiera. Pelo meno dopo che la scienza è andata avanti. E se c'è qualcosa ancora strana, è perché ancora non esiste un macchinario adatto alla teoria adatta, perché ancora non hanno scoperto, ma che quando scopriranno vedranno. Perché addirittura una città, un scavo archeologico nel 1972, porta alla luce una cosa che Chico aveva parlato negli anni 40. Scusate, lui non teneva la visione di Rai X per sapere come era quella città sottoterra, no? E anche, anzi, non era manco, non poteva neanche viaggiare per nessuna parte, non andava quasi da nessuna parte, andava in America, mi sembra, qua in Europa, non lo so, non mi ricordo. Ma comunque, sì, è andato e venuto pure in Europa, ma no, nel 40 non poteva avere la visione di Rai X. Nel 72, con gli scavi archeologici a Corinto, si è scoperto che quelle cose che lui diceva erano vere. Vuoi dire, già da lì. E poi in medicina, tante altre cose che negli anni 80 si sono scoperte, che 60 anni indietro sembravano sciocchezze, invece no. E quando qualcuno domandava a lui, ma Chico, dice, non metti questa cosa nel libro, perché poi la scienza, la gente comincerà a ridere di te, dire che non è vero, che tu stai dicendo bagianata, che tu non stai dicendo il vero. Aí lui dice, guarda che c'è André Luiz qua a fianco a me che mi sta dicendo che io non devo togliere niente. E infatti lui ha lasciato tutto quello che ha dettato André Luiz e si è visto dopo 60 anni. Então lui ha avuto 60 anni di gente che ha criticato e che ha detto malamente. Vuoi dire? Mera, ti posso chiedere una cosa? Mo mi viene solo un dubbio. Ci pensavo stamattina e ho pensato di chiedertelo stasera, a prescindere dall'argomento. Quando si parla di psicografia, è diversa dalla scrittura automatica? O no. Comunque la stessa? È la stessa cosa? Questo volevo dire, ok, sì. Va bene. Volevo essere chiaro su questo. Scrittura automatica, channeling, questa roba lì, psicografia, è perché è psicografia come la psico, no? Dell'anima, no? Psico, esatto, sì, sì, l'anima, sì. La grafia dell'anima, che puoi dire. Perfetto, ok. Scrittura automatica, diciamo così, è un concetto più moderno, diciamo, all'epoca di Chico si chiamava più psicografia. Psicografia. Come la psicofonia, no? Come che solo la voce, che dà l'anima detta alla voce, delle materializzazioni che sono incredibili, che addirittura si è materializzato un apparecchio fonatore umano, vuol dire lo scheletro del funzionamento dell'apparecchio fonatore, che da lì usciva la voce, delle cose incredibili, ma va bene. Allora, ragazzi... queste sono interessanti. Tu dici va bene, subito chiudi, però queste sono interessanti. Dimmi. Sono Rosaria. Senti, ti volevo dire che stasera mi sono collegata tardi perché io ho difficoltà il giovedì a ricevere il link
per collegarmi. Ma io ti mando quando mando a tutti. No, no, a me no, no, me lo manda Saverio, ma stasera Saverio non gli è stato possibile, per cui ho fatto di tutto, ho chiamato Stefania e Stefania me l'ha passato. Ma è strano perché tu stai nella mia lista, ti ho fatto pure vedere quando sei venuta a casa. Non mi arriva il giovedì, mi È arriva strano. solo la domenica. Quindi non lo so, dimmi tu come devo fare, però ce l'ho fatta alla fine. Vabbè, io ti mando allora in privato giovedì sapendo che non Magari anche ricevi. sulla preghiera lì, sulla preghiera del mattino, Sì, non lo so, ho sì. fatto di tutto per rintracciarti, visto che non ci riuscivo alla fine. Mi dispiace, ma tu stai No, nella lista. Non lo so, lo forse è so, troppa gente nella lista e la gente no. il giovedì non mi arriva mai di solito, però grazie, adesso te l'ho detto così. Va bene, Grazie. ok. Qualcun altro vuol dire qualcosa? Ok, allora facciamo la nostra preghiera. Con tutto questo che abbiamo letto, che Simona ha letto, grazie Simona per la partecipazione, per la tua Niente, voce, l'hai figurati. prestata la voce, perché c'era bisogno di un italiano per leggere, perché sennò era impossibile che vi avrei annoiato a morte. Dora, vuoi fare tu la preghiera? Che sei stata zitta, zitta. Sono stata zitta zitta perché ho un altro strumento per seguirti e faccio difficoltà, però ero fuori casa, ho fatto come ho potuto in ritardo. Non ero preparata No, non per fa questa niente, parte. del vostro cuore. Non vi scordate Però che l'acqua che avete vicino è magnetizzata ogni giovedì. Non vi scordate. Vai Dora, fai la tua preghiera a modo tuo, ma pure un Padre nostro, non è. no, io voglio fare una preghiera che viene dal cuore. Questa Bravo. preghiera mi dice di essere grata per tutto quello che io sono riuscita ad avere e che continuo ad avere grazie al vostro gruppo. A approfondire, alla possibilità che ho di approfondire la mia conoscenza, nei limiti, ovviamente, perché non è tanto quello che c'è da sapere ed è infinito. E comunque voglio unire a questo ringraziamento la mia preghiera affinché questo brutto momento che noi stiamo attraversando passi velocemente e soprattutto che venga un aiuto per quelle persone più deboli che patiscono in modo particolare di questa separazione e di questo martellamento medianico che è veramente questo bombardamento che non ha fine. Ecco, Grazie. la mia preghiera è questa. Amen. Amen. Vi volevo solo dire una cosa. Invece di chiamare brutto momento, chiamiamovi un'opportunità di entrare dentro noi stessi. Perché ogni volta che chiamiamo brutto momento, stiamo rinforzando l'idea del brutto. No? Creiamo massa critica in positivo. So che è un momento difficile. Ma può essere un difficile buono anche per quelle persone che stanno partendo, che ci stanno lasciando. Loro non sono sole, nessuno è solo. Tutti quanti noi siamo accolti, siamo ricevuti al mondo spirituale. È chiaro che sono dolore, ma pensiamo a un'opportunità di trasformazione pure del nostro paradigma, delle nostre convinzioni sulle cose. Vi lascio questa idea perché togliamo questa cosa di brutto momento. Perché guarda, anche con tutte le difficoltà che le persone stanno avendo, pure nell'ambito lavorativo, che è gravissimo, non solo nella salute, ma nell'ambito lavorativo, che ci sono delle famiglie che ci manca il pane a tavola. E chissà, ci stanno nascendo dei gruppi, delle persone. Che creano delle novità, no, cose nuove per aiutare gli altri. Come dice, questo momento di trasformazione darà opportunità alle persone di essere più creative
in aiutare, in dare una mano alle persone e che possiamo essere attenti ai nostri vicini, perché ci sono alle volte delle persone che sono molto, come si dice, fiere in se stesse, no? E che hanno vergogna di dire che hanno bisogno. Stiamo attenti, alle volte c'è un vicino di casa che non esce da tanto tempo per fare le spese perché non ce l'ha i soldi, perché il lavoro non c'è. E noi possiamo dare una mano, no? Mettendo una busta dei mantimenti davanti al portone, dice chi ha di più ne metta, chi ha bisogno ne prenda. È un'idea, no? Che così, senza offendere nessuno, senza dare opportunità di far vedere a nessuno, ognuno in incognito che lo faccia. Perché ci sono persone che sono molto, molto hanno vergogna di dire che hanno bisogno, e in questo caso finisce che hanno bisogno e noi non sappiamo niente. No? Dice, caspita, era un vicino di casa, abitava vicino a me, io non sapevo niente, capito? Ci sono... È chiaro che non dobbiamo sapere la vita degli altri, non stare a indagare sulla vita degli altri, assolutamente. No, Leila, ma dimmi, scusami, Stefania. Leila, una cosa che per la mia esperienza adesso che ho problemi per camminare così, ti può aiutare anche dicendo vado a fare la spesa, ti Hai serve qualcosa? bisogno? Sì. Oltre il materiale, insomma, della pasta o il pane, così, anche Sì. dire semplicemente vado al forno, ti serve il pane? Perché a volte pesa dire... Che hai figli, dice, ma perché il figlio non ci può andare? No, è la parola stessa di dire mi offro a fare una cosa Bravo. per te. Ecco. Sì, anche in questo caso, una buona idea. Un'altra idea. Vedi, siamo diventati creativi, eh? Então, vuol dire questo momento è un'opportunità di essere più creativi nel bene. Pensiamoci a questo, ok? Ragazzi, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Spero che vi sia piaciuto pure a voi. Era un'opportunità di farvi vedere anche un pochettino, che chissà. Un libro è già tradotto, manca solo la pubblicazione. Speriamo che le federazioni spiritica brasiliana, italiana, tutto quanto li facciano, li pubblicano subito e vediamo che possiamo andare avanti con queste pubblicazioni che sono principalmente adesso che siamo a casa, no? Più di un'altra volta a casa, più a casa che mai, e possiamo occuparci la nostra mente con delle cose costruttive. Ok? Un bacione a tutti voi. Ciao Leila, buonanotte. Ciao, Buonanotte, grazie. grazie, grazie a Ciao, tutti voi. ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, 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 buonanotte. ragazzi di Buonanotte, Facebook. buonanotte, ciao. Ciao, ciao, Buonanotte, Edoardo. buonanotte. Ciao. Ciao.